stagione 2009 della Notte Bianca genovese sta iniziando in tutti i CIV con una serie di ricchi antipasti per tutti i gusti. Noi ci troviamo al Teatro Modena, dove tra pochi istanti, in una sala gremita, Luis Sepúlveda presenterà al pubblico il suo ultimo libro, L'ombra di quel che eravamo. Lui è innamorato di questa città in particolare e è rimasto sempre molto sorpreso tutte le volte che è venuto dei cambiamenti, soprattutto di questi accenti diversi che si sentono ogni anno che passa, e accenti latinoamericani, tanto che ha coniato proprio per Genova un termine che è contravuelta, cioè a significare questo continuo passaggio da un continente all'altro, magari nel secolo scorso quello che c'è stato per i genovesi che sono andati in America Latina e adesso quello di molti latinoamericani che vengono a Genova per le stesse ragioni, che sono quelle di un lavoro e una vita migliore. No, adesso mi è venuta in mente una cosa, ora lo cito così non può scappare da questa. Cito un'intervista che ha fatto proprio con Bruno Arpaio, no? In questa intervista raccontavi che ti piace scrivere quando c'è scrivere di qualche personaggio importante, ti piace avvicinarti a chi gli sta molto vicino, non un personaggio, insomma faccio l'esempio, sarebbe piaciuto scrivere la storia dello stalliere di Napoleone, sarebbe piaciuto scrivere la storia del calzolaio di Simon Bolivar. Allora mi domandavo, se dovessi scrivere la storia di Berlusconi, ha detto quello che diceva, c'è tua moglie, ma è una buona idea, no? Soprattutto scrivere qual è l'immagine che proietta l'Italia oggi in questo tempo di Berlusconi, che non so, credo che la maggioranza degli italiani non lo sanno, che, cioè, fino all'anno 2006 l'Italia era nel mondo era sinonimo di Italia, sinonimo di pasta, Fiat, no? Calcio. E oggi credo che il principale prodotto che esporta l'Italia si chiama ridicolo, no? È una nazione che fa il ridicolo internazionale. Prima si sentiva un rumore di vetri infranti, poi l'oggetto uscì a razzo fuori dalla finestra. Cercò con goffa stanchezza di salire un paio di millimetri, ma subito fu vinto dalla gravità e piombò giù. La caduta non durò che qualche secondo, e se in quel momento in quel posto ci fosse stato qualcuno a osservare il cielo buio di Santiago, avrebbe visto che l'oggetto poteva benissimo essere confuso con una valigetta dotata di un cavo che spuntava da un lato, come la coda di un animale, a cui vietavano il volo la forma per nulla aerodinamica e l'assenza evidente di ali. Quando alla fine si schiantò a terra, l'oggetto si aprì in un ultimo sforzo identitario. Era uno dei più grandi portenti tecnologici degli anni 60. Un giradischi dual per gli LP a 33 giri e un terzo RPM per i singoli a 45 e per i dischi in gomma lacca a 78 giri. Il colpo staccò il coperchio che conteneva le due casse del primo apparecchio stereofonico della storia dell'umanità. Saltò via anche la scatoletta delle puntine che si sparsero in giro come strani semi di metallo, pronti a germogliare per l'invisibile umidità della nostalgia. Se nella caduta il giradischi non avesse incontrato altra resistenza che l'aria fresca di una sera invernale, l'impatto sarebbe stato molto devastante. La sua struttura geometrica, per niente idonea a sopportare tali urti, né progettata dagli ingegneri tedeschi a questo scopo, dopo una botta atomica, il tradimento della corda, il divorzio degli incastri a maschio o a femmina e la fuga dei chiodi senza testa che la tenevano insieme, sarebbe andata in mille pezzi.